giustizia. Nicola Mancino, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è salito al colle e ha in qualche modo rassicurato Napolitano dopo le indiscrezioni che erano uscite su agenzie e giornali sul fatto che il CSM non ha ancora elaborato alcun parere su questa norma blocca processi. E qui abbiamo Giovanni da Vicenza che si dice abbastanza critico su questa norma, che appunto anima il dibattito politico di questa settimana, cita dati dell'ANM, dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, secondo cui tra i reati per i quali sarà obbligatoria la sospensione del procedimento figurano sequestro di persona, estorsione, rapina, stupro, associazione per delinquere, frodi fiscali, corruzione e anche immigrazione clandestina, e quindi si chiede se non si ritenga che tutto questo vada poi alla fine a discapito della sicurezza. Perché si pensa che questo possa servire al processo che riguarda il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ma non è affatto scandaloso, non stiamo parlando di processi che non si celebreranno più, stiamo parlando di dare priorità a determinati processi perché i reati sono più gravi e perché è più importante nell'interesse dei cittadini andare a perseguire prima quei reati. Questa è la vera ratio della norma. Poi è chiaro che se la si spiega come una norma ad personam per il Premier, è chiaro che la reazione anche di chi ci ha scritto è questa. Detto ciò, credo che dobbiamo ringraziare il Presidente Napolitano per aver fatto chiarezza. Io mi appello al grande senso dello Stato e delle istituzioni del Vicepresidente del CSM Mancino, perché sono convinto che lui saprà far ragionare chi all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura vuole politicizzare una vicenda che è una vicenda esclusivamente legislativa e giuridica. Se c'è qualcuno che vuole dare un parere dal punto di vista legislativo, ben venga. Se c'è qualcuno che intende attraverso interviste al TG3 presentate a titolo personale e ovviamente orientare le scelte del Parlamento, noi questo non lo possiamo accettare, perché sarebbe una grave invasione di campo che deve far riflettere sulla tenuta democratica del nostro Paese. E sempre in materia di giustizia si parla di intercettazioni, in cui Costanza propone che i costi delle intercettazioni li paghi chi viene condannato. E poi abbiamo sempre Edoardo da Roma sulla questione intercettazioni. Nel nostro paese sono più di 100.000 le intercettazioni che vengono fatte, nella maggior parte dei casi a danno di noi cittadini. Come si compone il disegno di legge che la maggioranza ha intenzione di varare? Qui ci scrivono su Skype in diretta. Allora, innanzitutto il costo delle intercettazioni. Noi un terzo dei soldi che spendiamo per far funzionare la giustizia sono intercettazioni. Che i magistrati italiani hanno smesso di fare le indagini sono faticose. Bisogna fare i pedinamenti, leggere le carte, mandare la finanza a prendere i conti bancari, i documenti fiscali, sono cose faticose. Allora loro stanno tranquilli, alcuni magistrati, studiano, leggono, scrivono articoli per Micromega, partecipano a convegni quasi sempre di associazioni e fondazioni che appartengono alla sinistra politica e poi dopo intanto fanno intercettare un po' di utenze telefoniche, tanto qualcuno racconterà qualcosa se emerge un reato. Tanto più se questi reati riguardano politici o colletti bianchi, ci garantiscono la prima pagina sui giornali e qualche bella intervista televisiva e qualche invito a qualche trasmissione televisiva, possibilmente anno zero. Quelli che si espongono ancora di più, la legislatura successiva arrivano in Parlamento eletti nelle file dei partiti di centro-sinistra. Questo è l'inquadramento del problema. Quindi il costo io pure lo farei pagare al condannato, il problema è che poi tutti quelli che vengono messi sotto processo con le intercettazioni non vengono condannati, perché alla fine diventa lo strumento oggettivamente è debole, perché loro puntano più al danno d'immagine che può fare la pubblicazione di un'intercettazione che all'elemento di prova che oggettivamente può portare ad una condanna. Questo è il primo tema. Il secondo tema, ci scrive l'internauta, è quello del numero delle intercettazioni. Io dico, ma come possiamo pensare che l'Italia ha 100.000 utenze sotto controllo? Mentre parliamo, noi mentre stiamo parlando ci sono 100.000 telefoni sotto controllo. Questo significa che 100.000 telefoni sotto controllo, pensate quante telefonate possono passare, quante persone diverse possono parlare attraverso un'utenza in entrata o in uscita e pensate quanta gente viene ascoltata. E negli Stati Uniti d'America ce ne sono 1.700. Allora come possiamo pensare che c'è civiltà in questo sistema? Cioè l'Italia ne ha 100.000, gli Stati Uniti d'America 1.700, eppure non mi pare che sia facile delinquere negli Stati Uniti d'America, non mi pare che i processi non si celebrino, non mi pare che le condanne non siano severe, non mi pare che le condanne non siano veloci, non mi pare che non ci sia la certezza della pena con chi è detenuto che sconta la pena fino all'ultimo giorno.
Allora ci dobbiamo chiedere se qualcuno non ha deviato il sistema di indagini verso le intercettazioni solo ed esclusivamente per comodità e anche per il vantaggio di, diciamo, di rispondere a quella pruderie tutta italiana di sapere che cosa fanno nel loro intimo gli italiani. Abbiamo invece Mario da Catanzaro che chiede: è stato inserito qualcosa nella finanziaria per lo sviluppo del Mezzogiorno come promesso dal PDL in campagna elettorale? Beh, allora, per lo sviluppo del Mezzogiorno innanzitutto ci sono molte misure che riguardano soprattutto il Mezzogiorno. Partiamo dall'ICI, cioè la detassazione dell'ICI, dato che al Mezzogiorno tutti sono proprietari di casa, più che in ogni parte d'Italia, probabilmente le famiglie del Mezzogiorno saranno avvantaggiate da questa misura. La ripresa del programma delle infrastrutture, cioè il programma delle infrastrutture, l'alta velocità al sud, il ponte sullo stretto, queste genereranno maggiore competitività delle nostre imprese meridionali. La detassazione del lavoro straordinario. La detassazione del lavoro straordinario favorisce molto le imprese meridionali perché sono imprese dove i lavoratori sono disposti a lavorare di più, ma oggi sono bloccati da una parte dalla rigidità contrattuale, dall'altra parte dalla forte pressione fiscale sul lavoro straordinario. Il pacchetto sicurezza, cioè non dimentichiamo che il pacchetto sicurezza deve avvantaggiare soprattutto il Mezzogiorno. Oggi qual è il problema del Mezzogiorno economico ed occupazionale? Ci sono tre diseconomie: una incapacità della burocrazia pubblica, e qui purtroppo abbiamo il problema delle regioni che spesso non sono all'altezza dell'impresa nella velocità delle decisioni burocratiche, la mancanza di infrastrutture e la mancanza di sicurezza. Noi abbiamo messo subito in campo due politiche per colmare questa lacuna e evitare che le imprese meridionali abbiano appunto queste due diseconomie, quindi mancanza di sicurezza e mancanza di infrastrutture. Poi dico, da uomo del sud, eletto nel sud, che forse pochi sanno che il Mezzogiorno non ha bisogno di soldi, ma ha bisogno di progetti, ha bisogno di idee, ha bisogno di certezze. Perché se andiamo a vedere tra le delibere del CIPE, tra tutti i fondi strutturali che ci sono, i fondi europei, i soldi ci sono. Il problema è che il Sud spesso non è in grado di spenderli, perché la burocrazia pubblica regionale è farraginosa, perché le imprese non sono competitive e perché spesso tutto questo sistema, così com'è strutturato, addirittura ci porta a restituire i soldi all'Unione Europea. Infatti, proprio dal Mezzogiorno passiamo all'Europa. Unione Europea, dopo il no dell'Irlanda alla ratifica del Trattato di Lisbona, ci sono arrivate diverse mail anche dall'estero. C'è Vincenzo da Charleroi in Belgio che auspica una revisione del modello Europa e chiede cosa il governo italiano abbia intenzione di fare per migliorare questa Europa e renderla più vicina ai cittadini. Quindi è qualcosa che sentono ancora un po' lontano. Ma Vincenzo, mi pare si chiama, da Charleroi. Sì. Vincenzo pone il problema centrale della questione dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha passione, non ha passione perché non è né un'Europa che diventa nazione di tutti, in cui tutti si riconoscono, né l'Europa che unifica i popoli che hanno le stesse radici culturali ma anche di tipo religioso. E questo perché si è commesso un errore gravissimo a cui dobbiamo riparare in fretta, cioè quello di far camminare su un binario, quest'Unione Europea, in cui le due rotaie sono fatte da una parte di burocrazia, dall'altra di economia. Il cittadino la burocrazia la considera invadente, non riesce a capire per quale ragione l'Unione Europea deve decidere in una provincia italiana quante pesche possiamo produrre, quante raccoglierne, quante ne possiamo immettere sul mercato e quanto devono essere grandi queste pesche, e non riesce a capire perché l'Europa di quello che discute solo ed esclusivamente sui contributi per gli ulivi o per le viti. Vuole sapere qual è il progetto dell'Europa sulla politica estera, vuole sapere che cosa pensa l'Europa del Medio Oriente, vuole sapere che cosa pensa l'Europa della sicurezza comune, se l'Europa avrà un unico esercito, se l'Europa avrà un presidente dell'Europa magari eletto direttamente dai cittadini, se avrà un ministro degli esteri che quando c'è il problema tibetano va lì e rappresenta una grande potenza mondiale, quindi ogni singolo cittadino per andare a tutelare i diritti umani e così via. Oggi il cittadino vuole questo. E allora io penso che dobbiamo rinegoziare l'Unione Europea, la dobbiamo rinegoziare su due grandi questioni. La prima questione è la politica, la seconda questione sono i diritti e gli interessi dei cittadini. Io sono molto fiducioso perché tra qualche giorno
la presidenza di turno dell'Unione Europea andrà alla Francia, Nicolas Sarkozy, che ha già individuato questo percorso e che vuole portarlo avanti insieme con Angela Merkel, premier cancelliere tedesco, insieme con Silvio Berlusconi, premier italiano, e si può creare secondo me un asse franco-italo-tedesco per riportare l'Europa a quello splendore che purtroppo ha perso. Poi dall'anno prossimo non dimentichiamo che pochi sanno che cambierà anche la struttura dell'Unione Europea, non avremo più le presidenze di turno ogni 6 mesi, avremo un capo del governo europeo che sarà stabile per X anni, avremo un vero e proprio ministro degli esteri, mentre oggi abbiamo un incaricato di politica estera, quindi io confido nel semestre europeo a guida Sarkozy, confido nella capacità dell'Italia, la Francia e la Germania soprattutto di cambiare quest'Unione Europea e di renderla, per usare un termine che sembra anomalo ma che è molto adatto, più umana. Oggi sembra una cosa fatta di numeri e burocratini che ci dicono che cosa dobbiamo fare, e questo ai cittadini.